Il tuo gol purtroppo, Nicolò, non è valso a nulla perché si torna a casa con la prima sconfitta stagionale. Sì, purtroppo è andata così, anche se è stato un bel momento per me e avrei preferito non segnare, magari anche avessimo vinto, però è andata così. Amen. Ecco, cosa non è andato quest'oggi? Soprattutto abbiamo visto per quanto riguarda la fase difensiva, i lanci, quantomeno verso la vostra area di rigore, molto spesso Ceravolo e Palombi vi hanno messo in difficoltà, l'avevano preparata così, perché non siete riusciti a trovare le contromisure? Ma sì, ci hanno messo poi difficoltà su questi lanci lunghi che in realtà dovrebbero essere le cose su cui una squadra va meno in difficoltà, però sia per merito loro che magari per qualche disattenzione nostra ci hanno trovati impreparati. E però tutto sommato abbiamo fatto una bella partita, penso, e abbiamo combattuto fino alla fine per rimetterla in sesto, quindi dai, andiamo a casa senza punti, però con morale abbastanza alto. Cresce dunque l'amalgama, martedì avete già una possibilità ottima, buona per ripartire. Sì, dai, il bello di questi momenti è che avendo l'infrasettimanale puoi subito rifarti. E abbiamo una partita in casa davanti al nostro pubblico e cercheremo di mettercela tutta per portare a casa un buon punteggio. Tre gare in una settimana, questa era la prima. Fisicamente, come sta la squadra? Come sta Zanellato? Ma comunque noi siamo allenati per fare tante partite. Personalmente sto bene, è un momento positivo e anche il gol mi dà morale. Lo dedico alla mia famiglia e in generale a tutte le persone che ci sono per me, anche da 1.000 km di distanza. Anche se oggi eri vicino a casa. Che se oggi ero vicino a casa, sì. Grazie. Niente, grazie.